Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme a questo nuovo video di Persona 5 Royal. Bene, vediamo un po' che ci succede oggi, perché c'è Mishima che ci ha scritto. Che emozione, non avrei mai pensato che avreste dato la caccia a Shido. Non importa quale sia il bersaglio di là di fantasma, la giustizia è sempre dalla loro parte. Sono anche felice di aver continuato a tenere aperto il fansite nonostante le critiche. Penso che cambierò la domanda del sondaggio per celebrare il vostro ritorno. Questa volta ovviamente risponderò sì. Ho fiducia in voi, tenete duro. Questo non cambia mai. Beh, sembra ansioso di vedere come va a finire. Anche noi possiamo solo aspettare. Bene, cosa facciamo oggi? Tante belle cose. Beh, andiamo di sotto perché c'è il cruciverbo e qui dobbiamo rispondere. Consenso. Vai. Nana. Sì, è perché sono contento, perché anche se non c'è bisogno, comunque ve le faccio vedere. Nel caso voi non avete seguito totalmente la mia guida, siete un po' indietro con i dati sociali, possiamo tirarli sullo stesso. Andiamo, qui ci va, diciamo consenso. Ecco qui. Ci ho. S lunghe, S, ok. Perfetto. I politici lottano per ottenere il consenso, un valore numerico che indica l'opinione della società su qualcosa, come leader di una nazione o un partito politico. I consensi e l'abilità politica non sono collegati. I dati sono calcolati con un sondaggio effettuato su un campione di persone, non sull'intera popolazione, per cui i risultati possono essere non essere precisi. Yoshi. Naruhodo. Oh, questa non lo sapevo. Ok. Andata. Oh, cosa facciamo oggi? Teoria. Dobbiamo, senza teoria, dobbiamo parlare con. Non riuscirò mai a dirlo, lo sapete. Lo sapete che non riuscirò mai a dirlo. Quando devo dire chiamiamo, viene chiamiamo e non ce la posso fare. Vabbè, comunque chiama. Guardate. Kavak. No, è proprio così doveva chiamarsi lei. Vabbè. Questa è andata, dice queste sei cose, dai. Allora, noi adesso possiamo fare due cose. Beh, intanto tutto la bandiera automatica è uguale. O lì o là, insomma, qui sempre riveniamo. E cosa facciamo? Così la poverina è andata via adesso e deve ritornare. E abbiamo questa roba sporca. Che fra poco andremo... Nel memento, già andremo nel memento. Fatto ciò, palestra. Perché potremmo giocare ai videogiochi, così li facciamo tutti, ma io non ho voluto scegliere quella strada per mia parere personale, ma cambia la storia. Invece di andare in palestra, se volete fare tutti i videogiochi che avete fatto, fateli, non c'è problema. Io andrò in palestra, ovviamente non qui, ma qua, per aumentare un altro pochino i nostri stat, perché noi siamo a statistiche 670-395, un po' più di SP non mi dispiacerebbe proprio, anche se non la uso quasi mai tutta, però comunque sempre più che meno è meglio averla, no? Ok, lato proteico, dopo andremo anche a prenderlo. Poi devo andare anche sopra, porca vacca, mi sono scordato, devo andare a ritirare le cose. Vedete com'è molto più sicuro adesso, eh? Quasi proprio nessuna fatica. Perfetto. 9 e 7. 7 in più mi piace, insomma. Perfetto, 8 in più. Quindi adesso dai, numero pari. Cioè, non è vero, però dai. Va bene lo stesso. Salve signorina. Succede. Benissimo, anche questa è andata. Ci vediamo dopo, mi fa piacere per te, insomma. Adesso che abbiamo fatto questo, posso andare a dormire e avremo anche un incontro con Igor, mentre Morgana avrà un incubo. Beh, che bella cosa. みんなをしてやるぞ、囚人。どことなく成し遂げた男の顔をしていますね。はめようとした手合いの策を逆手に取り、はめてみせるとは、これほどまでの逆転劇を私はかつて見たことがない。素晴らしい。 それ以外に言葉が見つからない。 礼を言うのは楽しませてもらった我らの方だ。 不思議な因果をも乗り越えてみせた。 お前の構成を阻む者はもういないはず。
間もなくお前の構成は果たさ、このまま何事もなくことが進めばね。Beh, non so se essere felice o preoccupato. Il riassunto della storia fino a qui è stato aggiornato, va bene. E questo è quello che mi preoccupa più di tutti. Non dormi da questo sogno. 思い出しかけてるわけじゃなくて、思い出さなきゃいけないことがあるってのか。もし我が輩が本当は人間じゃないなら、メメントスの奥へ行って全てが分かっちまった時、我が輩はもしかして、vedremo。Stiamo salendo? Boh, non mi ricordo. Per adesso non mi sembra di no. O forse sì, eravamo 2-3. C'è una voce piuttosto inquietante su un pezzo grosso dell'industria dell'intrattenimento. Pare che abbia obbligato giovani idol e altre ragazze a fare sesso con lui per fare carriera. A quanto sembra sta semplicemente sfruttando i loro sogni. Non possiamo tollerarlo. Giusto. Comunque, il nome è Shiro Asakura. Ti dice nulla? Pare che sia lui dietro tutti questi crimini. Beh, per il resto conto su di voi. Questo tizio non è molto famoso, ma non possiamo lasciare che la faccia franca. Parliamone con altri al ritrovo, appena possibile. Ok? Perfetto. Chi sarà mai? Senti questa, ho trovato una canaglia incredibile sul fan site. A quanto pare è un super popolare, ma ha il peggior hobby di sempre. Imperdonabile. Che cazzo è sto hobby? Non ti ho nemmeno detto cosa fa. Gli piace guardare le donne mentre litigano per lui? Le mette le une contro le altre. Che si è fatta male. Che cazzo vuol dire? Chi è stata cacciata da scuola? Non ho capito cosa c'è scritto. Vabbè, ha fatto un sacco di vittime, ma tutti accettano la cosa e basta. Quindi il caso non diventa mai di dominio pubblico e lui non ne paga mai le conseguenze. Così continua a fare come gli pare. Quel bastardo arrogante è come se pensasse di possedere tutte quelle ragazze. Ma è terribile. Lo so, che stronzo. Voglio che questo tizio abbia un risveglio del cuore, così anche quelle ragazze capiranno la verità. Ho qui il suo nome. Sembra che lo chiamino Ikaura Ariara. Mamma mia. Parliamole ancora a ritrovo, ok? E anche questa è andata. Cerchiamo di dire. Ok, e siamo due richieste. Una l'abbiamo già fatta e quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare a controllare le piante, mi sembra anche giusto. Vai. E poi usciamo con Yusuke che ci darà un dono. Raggiungiamo la cotta e lo andiamo sul tetto, vai. Piante, grazie. Sono venuto a trovarti, sono qui per le piante. Perfetto. Perfetto, 3. E adesso li piantiamo. E così ci ritorniamo. Sono qui per le piante. Carolina lì, queste qui. Vediamo quando dobbiamo ritornare. Il 12-16, tra 3 giorni, ma non me lo dimenticherò subito, sono sicuro. Adesso cosa facciamo? Andiamo al sottopasso di Shibuya, che dobbiamo uscire con lui per prendere una statuetta. Ero qui per osservare, un cazzo, sono venuto a trovarti. Oh, porca vacca. Cosa vuoi fare? Potrei osservare tutto il tempo, sì, non me ne frega niente. Cosa vuoi fare? Passa il tempo con lui. Sudano. Ok, andiamo a divertirci. Dove andiamo? A me piacerebbe un posto bello che stimoli l'immaginazione. Dobbiamo portarlo a Ueno. Che cazzo è Ueno? L'ho già sentito Ueno. Eccolo qui, Ueno.
Lì c'è il museo d'arte. Vuoi andare? Certo, andiamo. Così ci facciamo due baroni grossi come una casa. Ah, sì, ammirare i lavori dei maestri. Fa spesso delle proposte molto interessanti. Fai. Bene, andiamo. C'è il doppio delle persone rispetto al solito. A dire la verità, il rumore bianco generato dalla folla è piacevole, mi aiuta ad affinare i sensi. Se chiudo gli occhi mi sembra quasi di fruttare nello spazio. Ma che cazzo dice? Sono lieto che ti piaccia. Certo, c'è molto da imparare osservando scusate, il lavoro degli altri. L'interpretazione dipende anche dallo stato di cui osserva, come se l'arte stessa fosse viva. Sinceramente, avverto un cambiamento in me dovuto alla nostra visita. Credo che il mio atteggiamento verso l'arte sia cambiato. Ah già, vorrei mostrarti delle mie opere preferite. Un'opera che rivela qualcosa di nuovo ad ogni visita è una vera rarità. Sono impaziente di scoprire cosa potrei vederci oggi. Spero che per te sia lo stesso. Quel dipinto di prima è stata realizzata una statua. Questo è solo una riproduzione, ma vorrei che l'avessi tu. Ecco qui, statua di però potrebbe essere interessante. Ho già un forte legame con i Suke. Sì, lo so, non voglio dargli un cazzo. Già, non saprei cosa dargli. Ok. Sì. Statua di nudo. Kaeta kate. La popolarità di Shido ha dell'incredibile. E la cosa non cambierà mai, a meno che non confessi. La gente crede che tutto questo che dice Shido a tutto quello che dice Shido. E allora abbiamo fatto bene a risvegliare il suo cuore. Era la miglior scelta possibile in fondo, no? Supponendo di esserci riusciti, però. Vero, non c'era modo migliore di agire. Ma la situazione attuale è comunque preoccupante. Sono ancora preoccupato. Dobbiamo avere fede. Ci servirà per noi. Andiamo così. Non possiamo fare nient'altro. Uno è uno schifo. Credo non ci sia altro che possiamo fare se non aspettare le elezioni. Stavo leggendo elezioni, quindi siamo a posto. Ma porca vacca, la dislessia. Allora, andiamo qua. Mettiamo la statua di nudo. Decoriamo statua eroica, no? Statua di nudo, ok. Ah, beh, proprio tipo bronzo di Riace alla femminile. Non c'è un cazzo da vedere. Vabbè, pazienza, dai, siamo a posto. Ok, possiamo anche questa fa. Sì, non ho più coglioni. Andiamo alla lavanderia. Mettiamo altri panini. Panini, altri panini. Porca miseria, vai. Speriamo che. Io non so quanti ne ho ancora, ma secondo me ne ho un bel po'. Vabbè, ci guardo velocemente e arrivo. Circa 12, sono poche. Allora, va bene, adesso cosa facciamo? Dobbiamo uscire con Chiaia per gettare le basi per un incontro ancora successivo che ci regalerà una bella cosa. Quindi andiamo da Chiaia. Le luci rosse, usciamo con lei e dobbiamo portarla a Jinboccio. Eccoci qua. Fare una verifica, tu fai una verifica, vediamo cosa dice. Ok, passa del tempo con lei, perfetto. Forse dovrei invitarla a Booktown. Invitala. Jinboccio, lì ci sono molte librerie che vendono libri usati. È un po' lontano, ma andiamo. Chissà che se i negozi sono ancora aperti. È così allegra e solare lei. Capisco, i prezzi sono molto bassi nei negozi di libri usati. Ce ne sono molti qui, quali potrei usare come ispirazione? E qui dobbiamo dirle autobiografie storiche. Primo. Le vite di chi ha scolpito il proprio nome nella storia. È vero, vale la pena di leggerli, almeno una volta. C'è molto da imparare da quelle vite tumultuose. Hai presente i libri di autoaiuto? Li leggi e ti trovi a pensare che sia abbastanza. Alla fine non aiuti per niente te stesso. Vorrei imparare le idee contenute in quei libri e sfruttare per aiutare i miei clienti.
L'insegna di quel negozio di libri usati dice studio del destino, ma un negozio specializzato in chiaroveggenza? Gerida, andiamo a dare un'occhiata. Ho già un forte legame con lei. Ok, quindi la prossima volta andiamo lì. Perfetto. Questo posto è come una seconda casa. Grazie davvero per oggi. E quindi siamo a posto. Ai ai. Perfetto. Oh sì, mercoledì 15. Il nuovo governo di Shido ci farà uscire dalla recessione e ridarà slancio all'economia. È l'unica speranza che abbiamo. Spero che abbia successo e che non resti vittima di quelle calunnie. Quelle elezioni potrebbero rivelarsi un punto di svolta storico per il paese. Riteniamoci fortunati. Saremo testimoni di un vero evento storico. Shido ha più sostenitori che mai. Mi stupisce che sia riuscito a ingannare così tanta gente. Madarame era un impostore, ma Shido si muove su tutto un altro livello. Però questa farsa avrà presto termine. Quando la verità verrà a galla, la brava gente di Tokyo si solleverà contro il tiranno. Fino ad allora dovremmo pazientare. Ora non resta che aspettare il risultato. Allora, cosa facciamo? Salviamo prima di tutto, perfetto. E poi cosa andiamo? Andiamo in palestra. Allora, se vogliamo vedere una cosa carina sulla TV, se la esaminiamo, ci sarà un parleranno della locanda di Amagi, che è un riferimento riferimento diretto a Yukiko di Persona 4, giusto per piccola, come si chiamano quelle, Mr. Egg? Sì. Oggi per la rubrica alla scoperta della città vi parliamo di Yoshinaba. La locanda di Amagi vanta una lunga tradizione ed è nota per il cibo delizioso e le acque termali. Devo dire che la giovane proprietaria è proprio carina, è un piacere stare a guardarla. E porca vacca, oggi andiamo in palestra che è meglio e ci andremo due volte addirittura. Allora, io voglio vedere se riesco a prendere al centro commerciale sotterraneo un frullato, perché comincio a scherseggiare. Se no devo andare dall'altra parte a prendere quelli normali. Ok. E non ce li ho. Dovrei averle per l'altro. Adesso mi ricordo l'altro dov'era esattamente. L'altro frullato. Era dunque Big Berdin nel Convenience Store, Cinema Palestra Fioraio, Piazza della Stazione, Sottopasso, non me lo ricordo più. Allora, vediamo un po' io a Genjava. Dovrebbe essere qui nei vicoli, se mi ricordo male. Adesso ci vuole pazienza perché io non me le ricordo più queste cose. Vediamo un po'. Negozio di articoli sportivi, no, questa è la zona di battuta. Allora, qui dovrebbe essere. Vediamo se ce lo trovo. Tris di calamari, no, non mi ricordo più. Era qua al discount del Central Street, scusate, proprio non me lo ricordavo, intanto le prendiamo così perché non, per sicurezza. E adesso possiamo andare finalmente alla palestra, non me lo ricordavo proprio, cioè, proprio sbadato. Vabbè, andiamo pure. E siamo a posto. Yosh. Prendi frullato, ne ho 9. Vai. Sateto. Yaru janai ka. Ottimo. Yoshi. 9, 7, 2 e 1. Perfetto. Adesso andiamo alla lavatrice. Oh, kaetta ka. Kaetta ka te. Chi ci sarà mai? Chi non sceglie Shido è un nemico del Giappone. Chi stai dicendo? Sono i commenti che si sentono in città. E così anche in rete. Tutti dicono la stessa cosa. Non ha alcun senso. L'entusiasmo del pubblico è diventato fede cieca. Insomma, è una fortuna che la storia sul tuo suicidio non si è diffusa troppo. Probabilmente. Chissà cosa avrebbero fatto Shiva se avessero saputo che era ancora vivo. A questo punto anche il più misero stimolo sarebbe un problema enorme.
mistero, più misero stimolo, no, ho detto bene. Il paese è come un palloncino con toppa d'aria dentro. Questa merda è assurda, sono tutti fuori di testa. È come se venerassero Shido, ormai è un poco è un poco inquietante. È arrivato l'altro pacco. E questa è la televendita. Perché d'arma, no, questo è fuori di loschi. Diciamo così. Ok, bagno pubblico, lavanderia. Sono mezzo strozzato. Vai. Yosh. Chiamala. Perfetto. E adesso palestra. Vediamo un po'. Palestra. Andiamo un po', vai. Andiamoci. Perfetto. Yosh. Voi ovviamente potete fare quello che volete, leggere, giocare. Questo è il tempo libero che possiamo impiegare come vogliamo. Io ho deciso di fare così, ma voi potete fare come volete. E quindi, insomma, sì. Potete vedere il DVD, potete fare quello che volete. Tempo libero. Potete andare a Jazz Club, potete andare nel Memento, potete fare un po' quello che volete. Perfetto. Yoshi. Yoshi. Ottimo. Ok, possiamo andare. Hai. Ai, complimenti, insomma. Ok. Fatto. E adesso controlliamo, nevica, controlliamo la TV per una domanda. Si ricomincia con tutto il solito circo. Siamo quasi alle elezioni, che emozione. Sta bene Shido-san, non abbiamo sue notizie da allora. È forte, tornerà in sella molto presto. Siamo con te Shido, ti vogliamo come primo ministro. No. Non dovresti riferire agli altri del bersaglio del Memento? Sì, però prima andiamo in TV. Cioè non è che andiamo a vedere la TV. Eccolo qui. Oggi vi faremo una domanda sull'atto di consegnare consegnarsi alle autorità, tanto visto nei film. Consegnarsi garantisce clemenza, non dà vantaggi ai ricercati. La risposta esatta è non dà vantaggi ai ricercati. Quindi la B. Non dà vantaggi ai ricercati. La risposta è corretta, la B. Non si può dire di essersi consegnati se si è ricercati dalla polizia. Nel caso in cui sia una persona ricercata a rendersi, si parla di resa. In ogni caso, consegnandosi alle autorità, è il giudice che stabilisce se ha il diritto all'indulgenza. Molto bene, hai indovinato. Però non credo che ci si possa possa esserci utile avere conoscenza, questo è l'importante. Ok, perfetto. Bene, oggi andiamo nel Memento, ma prima dobbiamo andare da Shia, da Chiaia, scusate, da Shia, ho sbagliato, per fare una lettura della sorte, del denaro, che è importante, perché qui ci sarà una missione che sarà attivata una volta che abbiamo preso tutti i timbri, che è una, questa è dedicata solo a Persona 5 Royal, quindi Persona 5 non c'era, quindi c'era solo in questo capitolo. Va bene, fai una lettura e vediamo cosa dice. Denaro, rottura denaro. Perfetto. Abbiamo 6 milioni, però dobbiamo secondo me, momento, spendere un bel po' di soldi per evocare le creature che costano tanto e belle cose, insomma. Perfetto. Ottimo, faremo un po' di soldi, ovviamente le faremo un po', però prima voglio andare un attimo alla clinica, che è di qua, clinica, a prendere un po' di, spendere un po' di soldi. Vai. Voglio comprare qualcosa. Perfetto. Compro oggetti. C'era questo, allora, vediamo un po'. Poi una barriera, leggo e vi dico. Allora, prendiamo 5 di questi. Facciamo anche 10. Voglio stare più sul sicuro. Vai.
Poi ho preso 10 di questi, 10 di questi, che rimangono in mano su degli alleati. E vediamo un po', rianima un alleato, ripristinato tutti gli HP, rianima un alleato caduto, che questo cosa cambia? In tutti, questi invece uno solo. Di questi ne prenderemo anche questo una decina. Perfetto, di questi facciamo così, siamo a posto. Balsamo, cura, queste sono le varie cure, che ne prendiamo un po', così almeno evitiamo di prendere appunto le magie. Benissimo, cura le fiamme, congelamento, folgorazione. Fammi qualche ripristino a 200 di HP, ma questi non ci interessano. Gli HP non ce ne frega niente, gli SP non li abbiamo, ok. Penso che siamo a posto. Possiamo andare. Finalmente possiamo andare. Adesso andiamo al nostro ritrovo, caffè, e andiamo nel memento, ragazzi. Facciamo un bel viaggetto per fare quelle richieste, perché ce ne sono tre in realtà, ma una l'abbiamo già fatta la volta scorsa. E vedi le richieste. Vogliamo accettare una richiesta ora? Non è rischioso. Se la gente soffre e non riesce a stare con le mani in mano, se vai tu, vengo anch'io, Shiva. Sembra che la giornata ideale per andare in movimento. Diamo un'occhiata alle segnalazioni. Sta nevicando, dovremmo avere un bosso, se mi ricordo quale. Cominciamo da qui. Qui si parla di un produttore del mondo dello spettacolo che agisce in modo subdolo. A quanto pare sfrutta i sogni delle giovani ragazze per il proprio tornaconto. Chissà quante donne sono cadute nella sua trappola. Quindi ce ne sono altri come Kamoshida. È una cosa imperdonabile. Dobbiamo risvegliare il cuore immediatamente. Molto bene, vorrei venire anch'io. Ci sono altre segnalazioni. Qui si parla di un donnaiolo. Crede che tutte le donne vadano sottomesse e gode a mettere una contro l'altra. Pare che siano stati degli incidenti con feriti. E una ragazza si è persino ritirata da scuola. Cacchio, questo è fuori. Dobbiamo risvegliare assolutamente il suo cuore. Concordo. Lui ritiene che tutte le donne vadano sottomesse, giusto? Potrebbe essere rischioso per te, no? Impossibile. Suppongo non si possa sapere nel momento. Facciamo l'attenzione. E questo è lo spirito giusto. Neanche a me piacciono che si tratti male gli altri. Sbrighiamoci a rivegliare il cuore. Nessuna obiezione, vero? Ma allora, se siamo d'accordo tutti, possiamo anche andare. La decisione è unanime. D'accordo, ora dobbiamo solo capire il bersaglio del memento. Ok, queste due, perché la terza l'abbiamo già fatta di classe A, quindi sono le più difficili. Fatto ciò, esplora il memento. Bersagli, là dentro saranno due. Forza, diamogli una lezione. Andiamo. Ok. Allora, adesso sfrutteremo, qua, ogni volta che ci sarà un rosso, andremo a creare delle persone, così li sfruttiamo al 100% molto più potenti. Siccome adesso cominciano a essere potenti le persone che dovremmo fare, le voglio sfruttare in modo da massimare al meglio le nostre risorse. Appunto quando arriviamo verso la fine, che cominciano ad essere di livello 90, quelle finali le voglio belle potenti. Allora, per cominciare, voglio andare incominciare da qua, perché sennò meglio da qua, per fare un pochino più di soldi. Soprattutto sono pieno con le persone, sì, quindi non ho problemi, possiamo andare. Va bene, facciamo un po' di soldi, facciamo un po' di persone, dai, facciamo le solite cose. Ok, andiamo. Tanto qui, e dobbiamo prendere tutti i timbri che possiamo, perché sennò quella quest non verrà attivata. E quindi sì, insomma, andiamo qua. Cioè, tutti i discorsi, facciamo una bella passeggiata, prendiamo i nostri fiori, perché ci serviranno anche quelli. Abbiamo il ghimandello duraturo, quindi possiamo aprire tranquillamente tutti gli skinny. E qui ce ne saranno di più, perché sta nevicando. Non mi ricordo se sono più incontri o più skinny, però comunque sia, è bello farlo. La guida consigliava di iniziare dal capo, però solo per prendere i punti, i fiori. Ma i fiori l'ho presi così tante volte che possiamo fare anche senza. Eccoci qua. Perfetto. E poi io sto cercando di fare più livelli possibili, perché dobbiamo fare l'ultimo achievement. L'ultimo achievement è distruggere il mittitore, e per farlo dobbiamo essere più forza 99. Quindi dobbiamo andarci
con molta cautela cercare di fare più punti possibili per poterci proprio arrivare. Non vedo l'ora. Ok, sta andando abbastanza bene. L'abilità di scansione di movimento di Futaba ha identificato ogni cosa presente sul piano. Ma non è mica la prima volta. L'abbiamo fatto un sacco di volte. Ok, non capisco perché me lo schiva adesso. Che cosa strana. Ok, adesso questo lo faccio molto molto alla leggera, perché dai, sono cose, sono ancora bassi. Aspettiamo di arrivare quello dopo. Vai. Ok. Ma vedete, sì, sono molto più comuni, molto più, sì, molto più comuni quelli rari adesso di schigni. Prima ce n'era uno ogni tanto, adesso ce ne sono molto più spesso. Forse è quello il bonus che otterremo dalla neve. Vediamo un po'. Ok. 9.000, eh. 9.000. Ecco qua. Dopo possiamo tranquillamente andarci e ci andremo, ne creiamo una e ne potenziamo due. Così almeno, almeno massimizziamo al massimo. Adesso l'ultima che vi teletrasporto, perché dopo devi fare di nuovo questa. Ok. Vai. Di qua. Perfetto. Ottimo. Oh, bene, bene, così andiamo a creare un pochino di persone, non vedo l'ora. Allora, mi sembra che qua ci sia già il Save. No, la fermata è quella dopo, quindi aspettiamo quella dopo, dai. E c'è Giuseppe, che dobbiamo dargli il nostro... quello che abbiamo preso al castello, adesso mi ricordo, buscavamo i semi. Ok, vedete? Tanta roba ci sorge su un sacco di scrigni. Adesso cominciamo a prendere armature in continuazione. Perfetto. Lassalo. Vabbè. 11.900, perfetto. Prendiamo più soldi possibili, perché ce ne servono un sacco per evocare le persone. Ok, vai qua. Aspetta che se mi dai 11.000 botta... Oh, salve Giuseppe. Diamogli il seme. Perfetto. Perfetto, ok, ci metto 3 ore. Ecco fatto, dovrebbe esserti utile. Prendere le condizioni di trattamento, dice sempre le stesse cose. Anello della superbia, dopo ci guardiamo, eh. Allora, ho 6 punti, 6 timbri, me ne servono o 7 o 12, va benissimo. Vediamo cosa mi dai, con 80 facciamo poco. Poco poco, come al solito. Ci sarà da prendere parecchie, ma adesso piano piano le prendiamo. Va bene, andiamo via. Il seme della... sì, non mi dà per... equipaggiamont... seme della superbia, danno del prossimo attacco fisico di un alleato più che raddoppiato. È un usabile, però, quindi un'abilità che non è passiva, dovremmo usarla noi, cioè l'avremo tra quelli usabili, che, insomma, però non è, purtroppo non è passiva, quindi non mi interessa. Sicuramente avrà qualcos'altro, ma adesso devo guardarci, perché a volte hanno abilità passive che non ci sono scritte, purtroppo. E quindi bisognerebbe leggere nello specifico. A volte me lo scrive la guida, a volte no, non so perché faccio così, ma comunque sia, se fosse davvero rilevante e importante l'avrebbe scritto assolutamente, quindi do per scontato che non sia niente così straordinario. Certo, sì, sì, vanno via a gambe levate. Vediamo un po'. Perfetto, possiamo finalmente andare giù e andare a cos'are, come si chiama? Dunque, siamo all'area del dedalo di che, come cazzo si chiama, là. Ok, salva. E andiamo finalmente a creare una persona e potenziare due. Allora, panoramica del momento. Noi siamo all'area 8 del dedalo, insomma, di quelli da 25, nel intendere, quelli di sopra sono 20, all'area 8, a metà. Ok, entrata. E andiamo a creare una persona. Vai. Perfetto, così massimizziamo al massimo. Perfetto, vai.
Benissimo, allora, mi faccio un attimo una foto e arrivo. Ok, fatto. Allora, facciamo una cosa. Vediamo cosa possiamo fare. 71, 68. Mi va bene. Così andiamo a creare questo, lo massimizziamo. Infatti possiamo esportare molto di più. Ok, vedete? Allora, danno a fuoco pesante a un solo nemico. Danno a ghiaccio pesante a un solo nemico. Danno a vento pesante a un solo nemico. Mi sono cacato in mano. Allora, l'acqua nucleare. E vediamo se c'è qualche passiva interessante. Potete aumentare nucleari? No, non ce l'ho neanche. Aumenta la chance di fiammeggiare? Non ce l'ho neanche. Aumenta... sì, ce l'ho una, ma non importa. Aumenta la chance di critico. Potenza abilità di fuoco, io direi così, dai. Ok, procediamo. Quindi adesso potenziamento da panico. Sono dominazione, il sacro potere di annientare l'oscurità, e ora tutto con le la tua maschera, insomma. È bellino, però non è male. Da 68 va? Ah, già leggermente potenziato. Però le stat sono belle, eh. Ehi, cosa mi farai mai? Fallo. Bene, vediamo. Danno fisico medio a un nemico, mi va anche bene. Aumenta le chance di critico degli attacchi con armi da fuoco. Vabbè, ce l'è un passivo, per carità, va bene. Vai. Vabbè, è arrivata roba. Vediamo cos'è. Danno sacro pesante a tutti. Danno sacro pesante a un solo nemico. E lo sapete che su tutti sono un po' restio. Vai. Potenziamo. Di successo di abilità, ma che non ho. Adesso arriverà dopo, scommettete. Lo sapevo io. Chance media che questa abilità sa che uccide tutti i nemici. Niente. A posto. E adesso potenziamo. Dobbiamo creare. Sì, sì, non rompere. Dobbiamo evocare. Tutto, facciamo così, mi scordo sempre, porca miseria. Vai a creare per livello. Andiamo giù, dovrebbe essere 50 se non ricordo male. Esatto, così facciamo questo e andiamo a far crea porca. Potenziamo, mi va bene anche lei, che mi piace perché ha delle belle cose, e andiamo a potenziare per 5 addirittura. Vai, procediamo. Perfetto. No, mi è partita già così, è peccato. Si dice che l'altra volta mi è venuta solo fortuna. Vabbè, dai, pazienza. Potenziamo una volta sola. E quindi solo potenziamento, non livello. Mi va bene lo stesso, per carità. Forza è aumentata di parecchio. Resistenza e agilità. Mi va bene. Ok, ci butta fuori adesso. Pazienza. Pazienza. Allora, vado a prendere un attimo una persona. Che non posso rimanere così. Vediamo cosa prendo. Posso prendere Asterius Picaro, che era quello che avevamo prima. Se non ce l'ho ancora. Vediamo un po'. Qui posso potenziare un potenzio. Ok, Asterio Picaro, che era il 67, se non ce l'ho ancora, perché non mi ricordo se l'ho tolto. Il 67, 30, 40, 50, 67, Asterio Picaro, esatto, 40.000, mamma mia. Già vi ho detto che mi serviranno parecchi di soldi, perciò vado via adesso, perché se no li finisco tutti. Sì, creeremo un sacco di... perché adesso quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 71%, non manca tanto, 30% è poco, però comunque ci vogliono almeno 2 milioni buoni se voglio evocare e fondere. Quindi per adesso vado a fare un po' di soldi. Tanto dobbiamo forse andarci. E quindi proseguo così. Adesso andiamo, ci teletrasportiamo, magari salviamo. Mi ha fatto delle belle cosine e sono sempre contento di queste cose. Andiamo a quello era questo qui, da quello da 25. Eravamo alla 8, quindi possiamo. Io andrei direttamente qua, dai, così. Tanto ho visto che danno poco. Voglio massimizzare al massimo. Faccio un po' di off camera per massimizzare ancora di più soldi. Tanto avete visto, insomma, non c'è problema eccessivo. Vai. Qui è già più potenti, sono e danno più soldi. Ecco, è arrivata.
Cosa facciamo? Ok. Vai. Anche perché la guida consiglia di avere meno un 63 per andare a fare la parte nuova. Quindi non è che siamo tanti là, eh. Ok. 6.526. Ok, vai. 2.000. Dov'è che c'era il coso? Di qua. Devo andare giù. E andiamo di là. Tanto vado veloce, tanto, ma non è che dobbiamo fare chissà cosa, sì, non è che dobbiamo vedere chissà cosa. Ok, perfetto. Vai, vai, applica. Adesso il bandello dura tutto, ci ho fatto una fatica a farlo. Adesso voglio godere. Replica d'arma, buono. Ok, adesso andiamo sopra. Di qua. Salve. 4.121.000. Oh, la signorina Haru è salita, vedete? Aumenta attacco, difesa, illusione e precisione di un alleato. Che è buono, per carità. Danno d'arma da fuoco grave a un nemico. Alta shanti qui. Mamma mia, cioè, sono cose che sono veramente buone. Ok, lei non sale più. Cioè, nel senso, non prende più abilità nel salire, ecco, quello volevo dire. Vediamo un po'. Tac, salve. Come siamo messi qua? C'è qualcosa. Benissimo, vai. 9.600, dai. Vai, madonna, tutti con il ghimbadello questi, eh. Oh, tu fai, vabbè. Quelli di SP è duro a trovarli, però va bene lo stesso. Ok, andiamo alla prossima. Sì. Vai. Andiamo giù. Adesso cominciamo ad esserci, eh. Cominciamo a fare un bel po' di soldi. Vai. Ok. 6.000. Vedete? Oh. 77. Ah, beh, lui diceva 60 qualcosa. Solo più che altro. Oh, un altro. Alla prossima. Ci andiamo. Cioè, qui spenderemo più soldi di quelli che facciamo. Adesso dopo mi metto off camera, dai, se no veramente ne spendiamo fumo. Perfetto. Vai. Ok, siamo arrivati. Nando. Eccolo qui. Ok, questa è andata. Andiamo giù così. Non c'è niente. C'è proprio piccolo piccolo, era sto pezzo. Vabbè, comunque c'è un altro pezzo qui. 13.000, oh, finalmente. Un po' di soldini. Oh, cominciate a venire più spesso, dai. Se no, cavoli. Senti così radi. Non c'è mai niente. Qui non c'è niente. Qui, salve. 13.000. Vai. Quanto ci mancavano le mature, vero? Ormai sentivamo la mancanza. Salve. Gli ho sbagliato di qua. Guardatevi, devo gattare. Vai. Perfetto. Dov'è il... di qua. E siamo arrivati. Benissimo. 10.000, no. La media più o meno sui 10.000 incontro, eh. La media, perché c'è chi dà di più, chi dà di meno. Quindi da, già va bene. Perfetto. Futaba però. Vabbè, dritto. Non riesco veramente a prendere sul fiore qui. Siamo a 193, non facciamo un cazzo. Salve. Sì, 10.000. È quasi sempre fisso. Vai, dammi qualcosa di SP. Vabbè. Facciamo come possiamo. Andiamo di qua. Di qua. Di qua. Perfetto. Salve. Possiamo andare di qua a vedere. Salve. Ottimo. Questo ha dato 7.000 ad esempio. Questo da... oh, salve. No, questo mi interessa perché dà veramente tanto. Da tanto tanto. Ha preso un oggetto. Mi fa piacere. Quindi lui cos'è? Debole a... vabbè, questo lo facciamo in due secondi. Vai. E siamo più forti, speriamo che riusciamo a sottarlo. Quasi. Ok, vai.
E adesso abbiamo il bonus della carta della vincente, dove prenderemo di più, meno doppio. Quindi 30.000, 60.000. Ottimo. Questa è stata fruttuosa, Questa è stata fruttuosa. Perfetto. Devo andare giù, tutto giù. Ok. Andiamo. 60.000, proprio buono buono. Quanto abbiamo? Ovviamente 3.800.000. Sono pochissimi. Devo arrivare almeno con questa manche del memento, devo arrivare almeno a 6 milioni come minimo, sarebbe meglio 7. Però cerchiamo di fare come possiamo. Qui non c'è niente. Siamo qua. Perfetto. Andiamo. Quanti? C'ho neanche 200 fiori. È arrivato signore. Quanto è? Ah, no, 200 signore, dai, 218. Doveva arrivare a 270 per quello più potente, però magari trovo qualcosa. C'è un calcio. 10.000. Tra poco liberiamo. Salve. Altri 10.000. Ok. Andiamo di qua prima. Salve. Perfetto. Ottimo. Capsula. Niente, c'è andata male. Va bene. Andiamo di qua. Ottimo. Salve. Questo è un po' incasinato, Ok, qui avete trovato la fine. Oh, salve, lei mi dà tanto. Ok, 21.000 e 4.008. Perfetto. Vediamo un po'. Oh, salve, signor Giuseppe. 250, peccato. Vabbè. Facciamo quello che possiamo. 250, 4.50. 210, vediamo questo, vai. E aspettiamo. Tanto ne ho preso uno. Meglio di niente. Andiamo qua. Di qua. Di qua, salve. Perfetto, 10.000. Vedete, senti già. Due addirittura, buona e scala. Perfetto. Mi sono anche lei. Benissimo. 3 in 2 incontri. Era un po' che non si arriva nessuno, comunque. Su. È stato già finito qua. Mamma mia. Che brutto. Ecco. 13.000, dai. Ogni tanto saliamo sopra 10.000, quindi già la media è un pochino aumentata. Vai. 13.000. Perfetto. Ottimo. Anche l'esperienza sta aumentando. Dai, sono contento. Perfetto. Salva. Ok, dai, non va male, dai, diciamo che ci stiamo dando da fare. Ah, dovevo andare, scusatemi, mi sono già dimenticato. Sono alla fermata 9 di quella da 30. Quindi sono a metà di quella da 30. Ok, stesso discorso di prima. È andato al momento. Andiamo qua. Ottimo. Perfetto. Vai. Crea. Perfetto. Vai. Cosa creiamo? Proviamo ancora sto Piccaro qui e vediamo 71, ottimo. Così creiamo questo, che mi sembra anche carino. Di mezzo del sepi della vita curativa, no, potenzia delle tiece della vita magica, prende di meno un nemico solo. Fuoco pesante è un nemico. Mi sono un po' stancato sto fuoco, ormai ce l'abbiamo dappertutto. Vino a tutti. Volevo provare anche questo, Allora, vediamo cosa abbiamo di passivo. Potenzia le fiamme. Questo in automatico, questo in automatico. Potenzia abilità di fuoco. Salto di fettere mi sembra buono. Cosa facciamo? Facciamo questo. E non lo so. Mettiamo questo e poi lo togliamo, dai. Tanto adesso è livello. Perfetto, vai. Andata, c'è bella. Bello, cioè. Vai. Vediamo un po'. Perfetto.
Dai, mi hai tolto quelli che mi va bene. Fallo. Dà un sacco pesante. Ottimo. E questo aumenta la chance di essere scelto dagli amici. Cioè, vuoi fare il tank, mi dici? Ma porca vacca. Ok. Termopili cos'è? Attiva tutti gli alleati se circondati. Circondati. Ok. Questo cos'è? Aumenta la chance di infliggere alterazioni negative. Che non ce le ho. Vai. Cura tutte le alterazioni negative in uno speciale di tutti gli alleati. Niente. Ecco, tutte cacate. Attiva la pietra di un nemico. Meglio, di, meglio dell'altro, sicuro. Va bene. E adesso, solito discorso. Andiamo a evocare. Evochiamo. Allora, qui facciamo il solito così che mi scordo sempre. Porca vacca. Evochiamo per livello. È un 50. Perfetto. Ottimo. Facciamo così. Vai, facciamo lui. Facciamo lui, dai. Perché lui, sì, mi va bene. Tanto mi aumenta soltanto le stat e basta. Vai. Ah no, la metà di livello. E a volte ce n'è da uno, a volte ce n'è da due. Io non mi lamento di sicuro, eh. Insomma, eh. Perfetto. Guardate di quanto è aumentato. Porca vacca. Ottimo. Allora, io ho polvere di diamante che è meglio di quella. Cioè, questo è pesante, questo qui è grave. Quindi, per adesso, via. Benissimo. E niente, se mi vizi così, io non dico niente, eh. Ok. Vai così. Sono sbagliato come al solito. 50. Allora, 50 siamo a metà, quindi ho sopra sotto alla fine. Non cambia niente. Oh, cavolo, scusa. Parla con Igor. Porca. E dunque, uguale. Che possiamo fare anche questo. Tanto aumenta soltanto le stat qui e basta. Vai. Vediamo. Benissimo. Andata. Mi sei piaciuto. A posto. Otto. Aumenta parecchio, però mi piace sta cosa. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok. Facciamo. Che adesso devo fare forza qualcuno perché sennò non posso andare avanti, giusto perché sennò me li ciulla, me li fa, non mi piace, sennò voglio avere pieno per decidere io chi avere. Allora facciamo così, ok, li facciamo così perché effettivamente abbiamo potenziato due e qui facciamo così e ci riprendiamo per livello la più alta che possiamo prenderci della nostra già evocate, eh. Questa è più alta, però niente. Mi sa che qui questo. Prendiamo questo, dai. Ok, così siamo a posto. 46 mi fanno. Quanto cazzo costa? Va bene, dai. Voglio tornare indietro. Perciò vi dico, guardate che è meglio che faccio un po' di soldi prima di fare le creazioni delle finali, perché insomma è un casino. Allora, abbiamo detto, ero a metà di questo. Ero... di qua, sì, alla 8 del 25. No, era al 30. Ero qua, alla 9 del 30. Perfetto. Così almeno siamo a posto. Andiamo avanti. Salviamo. Ok. Stiamo facendo un bel po' di cose, eh. Sembra, ma le stiamo facendo. E di soldi 3 milioni e 7. Vai, andiamo. Area 10. Perfetto. Congelo. 12.000 e 7.000 di esperienza. Vai così. Tacci il più possibile. Perché qui la roba costa. E se vogliamo crearle tutte ci vorranno milioni e milioni. Perfetto, 77. Benissimo. Dobbiamo arrivare a 99. Adesso non in questa sezione, però ci arriveremo. Perché se no non possiamo fare il mietitore e fare l'ultimo achievement. Benissimo. Oh, abbiamo già trovato il finale. Perfetto. Vedi qua. Qua non c'è niente.
この武器。Ottimo, 12.000, adesso mi sta incominciando a piacere, i soldi stanno venendo. Vai, andiamo di qua. Faccio così perché vedo meglio, perché sennò non vedo un cazzo. Molto scuro il movimento. Ok, vai qui. Ho sbagliato strada perché qui non abbiamo ancora visto. E qua c'è qualcosa. Salve. Perfetto. 1.600 di esperienza. Di tutto rispetto. Andiamo di qua. Sorry. Vai. Tanti skinny, eh. Tanti tanti. Allora, per andare giù, dobbiamo andare giù. Non c'è la giusta, no? Allora, andiamo di qua. Poi andiamo di qua. Salve. Perfetto. Andiamo di qua. Sì, adesso i conti sono molto più più. Ecco, mi ci ha dato un altro di questi. Vai. Molto più frequenti. Ah, era di là, ho letto giù qua, pensavo che giù fosse qua. Invece di qua è la scritta giù, è un pochino più giù. Okay. Sì, vai giù. Perfetto. Area 11, sì, 11, dopo c'è la 12 e la 13. Oh, salve, ma non abbiamo abbastanza. Troppo. Ho già trovato, cioè, incredibile. Non faccio niente perché 104 l'ho assoluto appena. Vabbè. Andi qua. Vai. Non c'è niente. Salve. Ok. Ottimo. 1.300, dai. Fa poco per me, passiamo, non ci manca tanto. Ok, ho lasciato l'unica parte di qua da aprire. Salve. Chi è? Non avevo visto quello rosso. Ok. Salve. Però ce n'era un bel po' ancora, Niente. Sui game yacciamo da un e qua siamo a posto. Ok, andiamo pure sotto. Vediamo dov'è sotto. Dritto per dritto. Ci guardo sempre perché se magari arriva uno di quelli rossi ci dà parecchio qua, eh. Ale, andiamo giù. Perfetto. Area 12. Siamo quasi. Ecco qui, Futaba. Allora, cosa mi dai? Scrigni a destra e a manica, va bene. Salve. Fine 3, ottimo. Dimmi che qui c'è il rosso. Ma poi per un cazzo, vabbè. Oh, due addirittura sono livellati. Quanto ci manca noi? Vediamo un po', statistiche. 7.000, 7.000 ci vogliono ancora 5-6 incontri. Mi sto incasinando il cervello. Porca vacca. Salve. Dai. Vai qua. Blocco da. Dobbiamo vedere anche i tesori, adesso che ci fate pensare. Qua che non li vedo. Perfetto. Nient'altro, c'era uno skin di sotto. Quando mi scoppia lei non capisco mai un cazzo di dove andare. È un bel problema. No, c'era un rosso. Non ti ho visto quella coda dell'occhio. Tutta cosa. Eccoci qua. Salve. Perfetto. Oh, finalmente un SP, alleluia. Allora, devi andare tutto sopra. Finalmente un SP. Sto cauto, perché avete visto che prima ne ho beccato uno, qualche miseria l'ho perso. Ok, siamo arrivati. No, è su. Di là. Di qua. Salve. Poi appena possiamo metto anche il bonus dei trovati, anche se non è che ci serva proprio tanto.
Però se mi dà qualche SP mi dispiacerebbe. 13. Oh, l'ultimo pezzo, poi dopo c'è la nuova, che poi l'ultimo di solito non c'è niente. Perfetto. Andiamo nella nuova. Che potrei fare per Ravica, dai, facciamo dopo, dai, prendiamo un po' di soldi. Mi sento povero. Ok. Sai, tu i binari meglio fare tu quelli, perché sono più forti. Abbiamo 4 milioni, dai, siamo saliti un po' di più, eh. Abbiamo 3 milioni 7. Perfetto, salve. Punti esperienza molti di più adesso. E anche soldi. Benissimo. No, porca troia, l'ho visto l'ultimo secondo. Vabbè, è andata così. Perché adesso io non so proprio, non so un cazzo, così mi tocca andare all'area superiore, che non me lo fa fare. Ah cazzo, che brutta cosa. Vabbè, esploriamo come possiamo. Facciamo così. Qui vedete, non mi fa andare alla superiore, porca vacca. Vabbè, pazienza. Vai. 1700, signorina, come sale in fretta lei. Perfetto. Vai, vabbè. Ottimo. Ok, vabbè, ho trovato il suo. Perché io non l'ho esplorato, scusate, ma vorrei esplorarlo. Vorrei esplorarlo perché non c'è più un cazzo. Vabbè. Anche perché qui mi sembra che ci sono da prendere i timbri. Ne mancano 10, quindi è meglio esplorare prima. Mi hai esplorato tutto, ma porca troia, mi prendi per il culo. Però 3 squigni, dai. Vabbè, non riesco più a farla tutta questa, c'è più a fare. Qui non c'è un cazzo. Andiamo così. Tanto ci servono i fiori. Dopo devo farlo. O la faccio a camera, o la faccio con voi. Comunque mi servono. Dai. Perfetto. Vai. Vai, niente. Di qua, c'è un cazzo. Soyeba. Proprio niente, c'è. No, di qua. Perfetto. Salve, salve. 2000. Immaginavo che salisse. 78, dai, alla fine mancano pochi. 22 livelli. Secondo me la prossima volta che ritorniamo, o il prossimo palazzo, insomma, in modo lo troviamo. Dovrebbe essere rimasto solo uno di palazzo, a memoria, eh. Ok. Oh, cosa ci ha dato? Sì, è molti, molto più succose le ricompense con questo. Le spade. Ti tiro quello che ho detto, qui non è che c'era qualcosa. Ok, andiamo giù. Andiamo qui. È il su questo? Ah, giù di là, porca troia. Vabbè. Andiamo qua. Oh, salve. Finalmente soldi. Finalmente soldi. Lei è quello debole le armi, vero? No, al... come si chiama? A maledetto. È la miseria. Ha fatto critico da panico, signoro. Oh, cazzo. Non riesco a fare la finisher. Che brutta cosa. No, niente, niente. Oggi è proprio niente. Vai qua. Vediamo un po' questo. Ha detto pesante. Non c'è un leggero? Qualcosa di leggero? Pesante? Non ce l'ho leggero, eh. Vabbè, pazienza. È andata così. Facciamo meno soldi. Che ci volete fare? Mai così è andato. Fatto 46.000. Vabbè, dai, va bene lo stesso. Dobbiamo fare più di 100.000. Allora, devo andare tutto di sopra. Ok, vai. Perfettico. Salve. Ma rifacciamo una volata i soldi qua, guardate. Oh. Qua Zarluz è salito. Qui c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Vai, andiamo giù. Giù. Area 2. Non ho ancora trovati, i... come si chiamano i timbri.
Ok, 10.000. Mi tocca girare con questo, con la, la visuale, se no non vedo quelli, salve, le pareti chiuse, insomma. Vediamo un po'. Aspetta. Grande futaba. Dall'80, era prima che è arrivato 80, eh. Quindi qui non c'è un cazzo. Andiamo di qua. Ottimo. Una cosa. Arrivo, signore, signore, cioè, insomma. Vai. Buono, per carità, ma non così utile nell'immediato. Vai, grande. Bocco d'oro. È un altro quello schigno. Con... Meno male che abbiamo fatto sto coso. Ne avevo tanti, perché ne avevano più di 50. Però. Finiscono. Ne ho già usati una decina buoni, sono di più. Salve. Ottimo. Ottimo. Allora, devo andare sopra qua. Salve. Oh, quanti ne arrivano adesso? Però questo ha dato poco. Andiamo di qua. Salve. Questo è già di più. Oh, come schioppettano bene proprio i popcorn quando livellano. Ok, qui siamo dove dobbiamo andare. E non ho ancora trovato. Oh, ho trovato uno, mamma mia. Perfetto. Ne mancano 9, Sarà divertente. Andiamo di qua. Salve. Perfetto. Ah, finito qua. Sarà troppo lungo. Porca miseria. Vabbè, andiamo via. Perfetto. Via di qua. Salve. E siamo a cavallo. Ah, fra poco siamo a fare la quest, Deve essere qui vicino. Perché il luogo è questo. Adesso non so se sarà il quinto o il sesto. Dov'è che c'è scritto? Fatemi leggere. È nell'area 13. Allora ci vorrà un po'. 14.000. Dai. Vai. Salve. Vediamo con l'occhio. Oh, 30.000. Adesso ragioniamo. Mi piace già di più. 30.000 mi piace già di più. Perfetto, 20.000. Mamma mia, abbiamo fatto 50.000 con due. Ottimo. Vai. Gioca. 20.000. Perfetto. Niente. C'è andata male. Andiamo qua. Niente, continua a darci sti cazzo di cose, ma quante cazzo rolla ce ne vogliono per riuscire a lavarle tutte di lavatrici, intendo. Oh, 2078, grandi. Andiamo di qua. Salve. Quanto siamo, per curiosità? Oh, 4.500, dai. Già va molto meglio. Perfetto. Bene. Molto, molto bene. Vai, andiamo giù. Perfetto. Molto meglio. Oh, Giuseppe, adesso possiamo usare qualcosa, Perché abbiamo 300. Perfetto. E poi quando ci arriviamo, qualcosa in più dovremmo avere. Perfettico. Vabbè. Oh, signor Dinaru. Ottimo, e siamo arrivati da Giuseppe. 400, qualcosina facciamo. 7 timbri ancora sono pochi, però mi adopero. Allora, 4,50. Ah, cazzo, 4,50 voleva. Che brutta storia. Niente, ci torniamo. Pazienza. Quando devo tornarci per i timbri, ci tornerò a fare i timbri e quell'altro. Mi metto qualcuno, un cazzo di nessuno. Niente. Vediamo se mi dai un po' di SP. E ne abbiamo così poche di quelle.
E niente. Andiamo di qua. Qua. Salve. C'è 9.000, ottimo. Salve. 30.000 e 8.000. Oh, vai così. 79. Perfetto. Così mi entusiasmo. Parecchio anche. Salve. Se riesco a trovare un altro di quelli là e riesco a fargli l'attacco finale, andrà molto meglio. Vai. Per riuscire a farlo, a sto punto mi tocca fare la prima mandata di attacco fisico e la seconda di abilità. Così sono sicuro che ce la facciamo. Oh, guardate. Benissimo. Un altro. E siamo a 8. Ne servivano... non mi ricordo. Devo fare un altro punticino. Mi sembra 10. Vabbè, tanto dobbiamo arrivarci. Vai. Di sotto. Grande. È dall'area 7 in poi dobbiamo cominciare a fare molti punti, eh. Vediamo cosa mi ha dato. Niente, timbro, peccato. Vai qua. Bellissimo, prendi più fiori possibili che ci servono. Sì, sì. Ecco qua. E ci dà queste carte, dice. Non è possibile. Eh no, ma basta. Ma quante carte? Ce ne dà due alla volta, eh. Finiamo più. La povera Kawakami sarà fissa a fare le pulizie. Nel 2007. Cancelo. E perché? Vedete che ci mette a mezza giornata? Quella la Kawakami. Mettici 2-3 ore. Mezza di mezza giornata. Però così è veramente troppo. Allora, dobbiamo andare su. Qua. Qua. Perfetto. Andiamo. C'è la fermata. La di sosta. Dove salviamo? E andiamo subito alla settima. Che appena un po' di soldi. Voglio fare un po' di diversione. Non sono neanche 5 milioni. Salviamo. Ottimo. 70, cioè, avevo salvato a 77. Adesso sono 79. Di livello. Ho fatto due livelli in giro di poco. Col main, eh. Poi gli altri ne parliamo. Vale, andiamo. Salve. Colpa di spina. Oh, oh, oh. Come schioppettano bene. Andiamo un po'. Ok. Siamo a 502. Adesso appena arriva sicuramente qualcosa di buono facciamo. Wow, un altro. Bene. Niente, male. Però almeno quelli con il di Mandello potevi farmi trovare qualcosa di buono, eh. Accidenti, e niente. Vabbè. Andiamo di qua. Perfetto. Vai. Perfetto, di 79. E qui. Qui saremo alla fine. Infatti. Sì. Andiamo di qua, aspettate, vediamo questo. Niente, allora dove devo andare? C'è ancora un sacco di cose. Andiamo di qua. Vabbè. Eccomi, c'è da dare parecchie, 22.000 spesso mi è capitato. Accidenti, non l'ho esplorato. Andiamo qua. Poi c'è anche qua. Niente. Salve. 12.000. Oh, di vizi, benissimo. Siamo a 9 timbri. Ne mancano 7 per finire tutto il completo di questo. E dobbiamo prendere tutti, se no non sblocchiamo la quest, eh. Quindi è quello. Oh, salve. Eccolo qui. 39.000 e 9.000 di gusto. Qui è su. Niente. Ottimo. Andiamo di qua. Oh, penso che lo cazzo. Certo che è già salito due livelli lui, eh. Non male. Vai. Area 8. Oh, finalmente abbiamo trovato. Cavoli. E questa è l'area 9, mi hanno detto.
L'area 9, perché mi dava 13 qua? Che cosa strana. Vediamo un po', area 8. Cioè, uno me la dà l'area 8. Boh, beh, comunque sia. Lo facciamo, tanti saluti. Eccoci qua. Vai, 5.000. Questo pochino l'ha dato, eh. Perfetto, salve. Perfetto. Quanti siamo? Tutti a 79? Statistiche. A parte la Futaba, c'ha la, il talismano che ha più piedi, più esperienza, quindi quello è normale. Tutti a 79. Addirittura per gli 80, va bene. Andiamo di qua. Perfetto. Salve. 89. Vai. Salve. Perfetto. Adoro queste cose. Allora, lui è, voglio vedere a sto punto quanto mi ha dato, perché ho notato che non è vero che dà l'esperienza che dice, cioè la divide. Infatti 5.000, Se era 9.000 ero quasi passato. Allora, vediamo un po'. Salve. Perfetto. Qua. E siamo arrivati al cortile, andiamo di qua. Salve. Tac. 1.000. Ecco il punto. Benissimo. Oh, salve. Oh, salve. Oh, questa sì che è una buona notizia. Mi sembra che tra 10 e gli 11 timbri per aumentare un altro punto. Oh, salve. Lei mi piace parecchio. 9.004. Certo che se potessi aumentare prima di arrivare da lui sarei più contento, eh. Vediamo quanto manca. 700, no, basta, basta uno, due massimo. Mi prendo un attimo e poi vado più tranquillo, eh. Se no ce la faccio lo stesso, eh. Non ce la farò mai. Non ce l'ho fatta. Salve. Oh, 80. Perfetto. Adesso sono più tranquillo. Adesso sì che sono contento. Sembra contento di poco, è fatto così, eh. Ci faccio niente, si fa. Andiamo pure. Eccolo qui. Salve. E vediamo chi è questo. Andiamo, andiamo. Spacchiamo il culo soprattutto. E vediamo qualcosa di debole. E soprattutto chi è. Dei due. E Ariara? Ariara. Ariara. Chi è Ariara? Non lo so. Adesso affrontiamo e vediamo. Tutte le donne vanno sottomesse. Ok, sì, questa è quella delle donne. Va bene. Bomba di Ariara. Allora, qui dice la guida che è vitale che non ci siano donne nella squadra, perché sennò ci prende il possesso. Porca vacca. Oh, cazzo. Allora, non sei ok. Niente come il momento in cui vedi la loro vita andare a pezzi. Cioè, lui è proprio fuori, eh. Se mi metterete sulla mia strada avrò capito. Niente, è stato. Non ho scelta. Un bel casino. Posso, provo a cambiarle. Vediamo se ci riesco. Le donne cadono ai miei piedi senza che si alzi. L'ho già fatto. Ti faccio il cazzo. Magico! Allora, vediamo un po'. Punta arma, ordini, guida, attacco. Dove cazzo si fa per togliere? Oggetti, tattica. Usa arma tattica. Ordini. Cambia membro. Niente. N. Non posso farlo. Oh, bello stronzo, eh. Allora, vediamo cosa è debole. Non lo so. Purtroppo non è via, non c'è scritto. Problema. Vediamo un po', vai. No, è casino. Vediamo se riesco a ritirarmi o la mazza. Allora, vediamo un po'. Dubito che riesco ad andarmene via, eh.
fuga, immaginavo. Sono cazzi da cacare. Sì, ma non puoi farmi una roba del genere. È da testa di cazzo proprio, eh. Ok, riesco a togliermi dai piedi. Gruppo. Dove cazzo è? Allora. Posso solo quando ce l'ho. È un bel problema. Speriamo che tocchi a lei. Se no questo scontro sarà molto molto lungo. Ok, vai. Non riesco a capirlo. Gruppo. Mettiamo Yusuke. Sì. Ok. Se no non ce la facevamo. Adesso posso giocare come voglio. Sì, pensaci. Vai. Oh. Adesso mi piaci. Cavoli, se non leggevo era un bel casino, eh. 500. Andiamo di attacco, che abbiamo il critico aumentato. Se facciamo qualcosa di buono, qualcosa salta fuori. Esatto, vedete? Meno male che ho messo il critico a tutte e due. Perfetto. Rubara. Vai. No, ma sei un idiota. Oh, porca vacca. Vabbè. Oh, mi vizi veramente tu. Vai. Ecco, Makoto. Ah, ecco cosa che mi fa credere. 221 solo? Un pochino. Perfetto. Difesa. Ah, perché la difesa aumentata. Questo ha riflettuto, perfetto. 206. Amico, sei messo malo, eh. Perfetto, abbiamo vinto. Meno male che ho letto per le donne, se no avremmo perso sicuro. Okay. E meno male che ci ha aiutato con l'abilità. 63.000, ottimo. Ho ingannato per preparare tutte queste donne. Vabbè. Proprio così, innumerevoli vite sono andate distrutte a causa tua. Ti prego, liberali dal loro sogno. Non far diventare altre persone tuoi burattini. Hai ragione. Devo restituire le loro vite. Perché lui aveva soggiogamento, perciò riusciva a fare collana del tumulo. Rimane un... Cos'è che fa? Non dice cosa fa. Si vede che oggi non hanno voglia di scriverlo. Ok, rimane solo una richiesta. Adesso ricambiamo il gruppo. Yusha! Lo seguiamo. Ricambiamo il gruppo. Statistiche. N. E vediamo quella cosa del tumulo. Andiamo qua. Del tumulo. No, lesivo SP3. Del tumulo. Chance media di infliggere il soggiogamento a tutti. A tutti. Per carità, buona, ma media. Ma da mala alta, no? A questi livelli. Ok. Andiamo. Andiamo avanti, voilà che porca vacca. Ancora lontano, va bene. 5 milioni. Adesso lo vediamo. Salve! Mamma mia! Oh! Che gloriosa cosa! Dovevo andare giù di là. Ok. Che cosa gloriosa, fantastica! Oh cazzo! Salve! Altri 39.000! Bellissimo! Adoro quando succedono queste cose. Salve. 14.000, 39.000, 60.000. Stiamo facendo tanti quei punti. I soldi. Ok, dopo c'è l'area 10 che è la sosta. E fra poco ci dovrebbe essere il tipo. Adesso Giuseppe 500 e comincia a essere interessante, perché finalmente posso prendere quello da 4,70. Ed era anche ora. Andiamo di qua. Salve. Perfetto.
Ah, beh, l'avete trovato. Onii-san. Ottimo. Otsukare. Vediamo un po' questi. 12, ne mancano due. Porca vacca, potrei fare i soldi, ma a sto punto mi conviene aspettare l'esperienza. Poi vediamo un pochino. 4,50. 130. Devo arrivare a 100, a 170. E poi dopo cominciamo tutto a fare questi. Ci vuole un po', però lo faremo. Adesso possiamo andare. Due timbri, quindi. Quindi dobbiamo aspettare ancora per arrivare da lui. Salve. Perfetto, 10.000. I soldi cominciano ad arrivare a palate, li ha spesi tanti, per roba utile, però, niente roba buttata, perché la roba che ha speso 250.000, quella ci tornerà parecchio utile al boss finale, che non dico che ci one shot, però diciamo che ci mette abbastanza difficoltà. Ok, vai. Perfetto. Andiamo un po', andiamo di qua. Salve! Oh, ma che piacevole sorpresa! 9.004, ottimo. Un'esperienza atomica. Perfetto. E quindi qua siamo là. Vediamo se qui ho fatto tutto. No, perché manca della roba. Andiamo un attimo giù. Vediamo, guardo sempre se c'è. Ci sono. No, non c'è. E niente, non c'è un cazzo. Vabbè, andiamo via. Andiamo alla prossima, che dovrebbe essere la fermata. E quella dopo dovrebbe esserci il boss, o verso la fine del dungeon, o comunque dopo la fermata. O la 11 o la 13 dovrebbe esserci. Saliamo. Perfetto. Andata. Una volta fatto quello, mi metto off camera a fare un po' di livelli, un po' di soldi, cercando di arrivare a meno 9.999.000, e poi la puntata che vedete dopo facciamo delle persone, così impiego quei soldi, no? Allora, vediamo un po', vai. 15.000. I soldi facciamo in fretta adesso a farli, questi livelli qua si fanno, vedete, molto in fretta. Perfetto. Benissimo. Vai. Oh, abbiamo un coso, eh? Abbiamo un timbro qui. Lo vedo. Lo vedo. Benissimo. Timbro. Finalmente ne manca solo uno per fare il potenziamento. E ne manca 5 per finire tutto il dedalo. Di quest'area. Ok, quindi qua abbiamo fatto tutto. Possiamo scendere. Ottimo. Un solo timbro per fare la richiesta. Sono contento. Speriamo che sia questo uno di quelli, perché così c'ho direttamente lui e lo usiamo. Vai. Vediamo un po'. Qui c'è Giuseppe, vero? A due passi. Vediamo di aprire questo. E niente, ci è andata male. Questo. E c'è. Vabbè. E questo. E niente. Pazienza. Andiamo qua. Oh, salve. Lei mi piace in modo particolare. Soprattutto quando mi fa salire. Dimmi che c'è il timbro. Sì. Abbiamo il timbro. Abbiamo il timbro. Andiamo da Louis Livitoni, come cazzo si chiama, e glielo diciamo. Ah, Giuseppe, no, Louis. Salve. Onii-san. Otsukare. Sì, sì. Interessante. Vai. Aumenta pie. Siamo al massimo. Aumenta pie. Siamo al massimo. Oh. Perfetto. 200. Abbiamo il doppio di esperienza normale. Qui cosa manca? Abbiamo detto che queste le abbiamo fatte 170. Vai. Perfetto. Alla grande. Sono contento, dai. Abbiamo fatto tutto quello che volevo fare. A parte... Oh, salve. Fatti livello, che adesso ci arriveremo. E i soldi. Benissimo. Questa me la posso dare in scioltezza. Allora, dobbiamo andare di qua. Perfetto. Adesso voglio vedere quanto mi dà quello rosso.
Oh, neanche a chiederlo, neanche di la posta. 9900, mamma mia. E ci credo che sia salito. Bellissimo. Adesso ci divertiamo, eh. Secondo quando riusciremo a accedere a quella sotto, quella dopo, di area. Ok. Dopo lì ci sarà veramente da divertirsi. E dopo lì... Oh, ma mi vizi veramente. 9.900 ancora. Ci credo. 81. Perfetto. Salve. Mamma mia. Benissimo. Vedete perché quando dico vado off camera a fare un po' di soldi mi ritrovate un giorno dopo che ne ho tanti? Per quel motivo lì. Perché effettivamente se ne fanno. Adesso qui siamo molto in... ma cos'è oggi? Siamo molto in basso, quindi abbiamo più esperienza, abbiamo preso i bonus, abbiamo tante cose, eh. Prima era un pochino più fatica, però ce l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, dove si va per andare giù? Giù. Giù e basta. Andiamo. Oh, ma quanti, cioè, abbiamo preso 4-5 in questa manche. Cioè, i soldi ormai dovremmo... 5 milioni e 5. Da arrivare a 9 milioni ormai non è che manchi tanto, quindi nel prossimo episodio sarà molto vicino, insomma, per quello che riguarda me. Ok, tu cos'hai? Un altro timbro? E... Oh, ma mi vizi veramente oggi. Eccolo qui. Perfetto. Salve. Perfetto. Qui non c'è niente, andiamo via. Andiamo di qua. Questo, grazie. Allora, andiamo di sopra perché c'è solo una via. E prendere uno schigno. Dai, siamo a posto. Salve. Uno schigno. Perfetto. E niente, ci spero sempre. Ne ho tanti, quelli degli SP, però non sono mai troppi. Poi abbiamo anche il raccolto da raccogliere. Perché col boss finale mi ricordo che ne avevo usato parecchi di SP, quindi mi servirà qualcosa che mi faccia un full, e ce l'abbiamo, eh. Però sempre meglio avere più di... Oh, di qua. Più possiamo. Perfetto, ne mancano per finirlo 3. Ne mancano 3 e abbiamo completato questo dedolo. Vai. Poi. Mi ha dato una cosa che non ci dà mai. Vale, andiamo giù. Perfetto. Ah, è l'ultimo pezzo, quindi c'è il boss. Esatto. Asakura, vediamo un po' cosa fa. Debole nucleare, benissimo. Si comporta come se questo mondo gli appartenesse. Sì, ok. È un produttore del mondo dell'intrattenimento che distrugge i sogni delle ragazze, giusto? Non posso fargliela passare, Lisa. Io vado e non cercate di fermarmi. Nessuno vuole fermarti, tranquilla. Andiamo. Ottimo. Il radio fantasma. Siete qui per chiedermi di farvi da produttore? No. Sì, come no? Che diavolo stai facendo a queste ragazze? Oh, avete capito male? Io sto solo aiutando a valorizzarsi. Non capiscono che per sopravvivere in questa industria c'è un prezzo da pagare. Comunque, voi ragazzi siete piuttosto famosi. Posso essere il vostro produttore? Se vi gestirò io, diventerete il re del mondo dello spettacolo. Non essere stupido, saremo noi a gestire te. Non vi montate la testa, cosplay dilettanti, va bene? Vi farò finire sulla mia lista nera. Ok, ti do io una lista nera. Salve, cos'è sto pene con la bocca? Ma porca vacca. Sì. Ma che cazzo? Ok. Non so se più importante questo o quello subito successo. Se volete che i vostri sogni si avverino, ma non avete il talento per farlo, non dovete fare altro che ascoltarmi. Sì, un pene che con la cioè proprio non vedo l'ora. Allora, il nucleare adesso, quindi facciamo un attacco. Signor, lo scappa, no, nel senso. Gli do fuoco il signor. Sì. Ah, che brutta storia. Ok.
Allora, nucolare. Qual è pesante a tutti? Vabbè, c'ho il tutti. Vai. E speriamo di farli parecchio. Non gli ho fatto un cazzo. Che cosa brutta. Ma porca vacca. Allora, vabbè, vediamo come possiamo. Dai, dovrei curarmi, non lo so. Quindi fai così. 14, non è male. Oh, vedete che si carica. Quindi adesso. Allora, prendiamo quel nucolare diverso. Ha un solo nucleo. Ok. Vai. Perfetto. Vai così. E ce la facciamo, ce la facciamo. Ci vuole un po'. Forse magari cambio Hank. Oppure cambio lui. Vediamo un po', eh. Cambia e mettiamo Lek al nucolare. Vai. Qui facciamo una cura. Tempistina questo qua a... a lui, perché mi sono male. Mi sono quello peggio, insomma. Che possiamo, ecco qui, e lei facciamo un attacco così. 107. Oh, ti è data male, amico, eh. Vai. Perfetto. Con due attacchi nucolari non puoi fare molto. Potrei usare gli oggetti che ce l'ho, eh. Quindi fare un attacco salto in un rapina continua, ma meglio di no. Nucleare grave a un nemico. Cioè grave. Però si è fatto sentire, eh? Vabbè, abbiamo il potenziamento delle nucleari, un sacco di cose. Perfetto. Vai. No, l'ha mancato. Sì, attacco aumentato, ma adesso te prima che devi attaccare. Ci passerà un pochino, eh. 199. E dovremmo aver vinto. Se non abbiamo vinto adesso, il prossimo attacco. Mi sa che non arriviamo a fare il finale, eh. Però ci provo. Ce l'ho fatto, dai. A farlo. Così dovrei prendere più soldi, perché è un bonus sulle carte. Esatto. Ottimo. 131.000. Mamma mia. E salestia de... Tutti quanti sono passati. È proprio un'esplosione da più tutte le due creature sono passate anche. Eccolo qui. Bene. Mi state dicendo che il modo in cui ho gestito le cose è sempre stato sbagliato? E qui dovevamo dirgli... vediamo se c'è qualcosa da dirgli. Quello che vogliamo. Totalmente sbagliato. Ok. Hai fatto quel che volevi e hai causato un sacco di danni. Come pensi di sistemare le cose? Chiederò scusa alle ragazze di cui mi sono occupato. Farò di tutto per mostrargli la mia sincerità. Certo. Sincerità è come? Devo pensare, ma cercherò di farmi perdonare per tutti i miei sbagli. Costi quel che costi. Gillette immortalo? Oh. Deve essere buono. È piuttosto potente. Dopo ci guardiamo. Se sentirò altre cattive voci sul tuo conto, ti conviene prepararti al peggio. Intesi? Ok, e questa è andata. E vediamo questo gilet. Allora, equipaggio mount. Vediamo un po'. Veste. Allora, questo mi dà più forza 6. Questo HP più 30. Un gilet leggendario indossato dalle leggi di divinità immortale. Va bene, ok. Però io magari posso mettere questo di più forza. Potete dare i fisici Ryuji. Basso però. Chi è veramente forte con gli attacchi? Potrebbe essere N. Cosa fa? Veste leggera tipo le... Ok. Pentare i ceri. Ma porca vacca. Riduce danno da fuoco. Alto. Beh, intanto 6 di più mi va bene. Forza più 6, riflette dalle figi di medi. Questo è meglio per Yosuke, è meglio questa.
e invece per lei che è resistenza più 6, meglio resistenza più 6, resistenza 6, la veste leggerissima, io penso che siamo a posto, dai, non voglio fare altro. Ok, siamo a posto, vediamo qui se c'è qualcosa. Sembra proprio che lo si apra. Ok, questo dobbiamo fare altre cose. Va bene, ragazzi, io adesso vado a cercare di prendere i tipi che mancano. Che ne mancano 2, mi sembra. Ne mancano 3. Farò questo, farò altri livelli, farò un altro po' di soldi. Nel prossimo episodio vediamo di fare almeno una decina di creature. E poi uscire dal momento e andare avanti, perché abbiamo diverse cose da fare. Quindi, ragazzi, come al solito, mi raccomando assolutamente di lasciare un commento e un like. Fammi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono i video. E per adesso vi do saluto e ciao ciao.